Cioè, benvenuti in questo nuovo video. Dove stiamo andando? Oggi andiamo in Spagna, siamo in partenza per Santander, nella zona dell'Atlantico, fino alla guida, andiamo. I gotta tell you something I could do. Bene ragazzi, siamo arrivati, come vedete siamo in camera, c'è Pino che sta facendo la doccia, poi tocca a me e andiamo a mangiare. Questa è la cameretta che abbiamo preso per una notte qua a Santander e domani sera. Qua la vista? Qua mi sa che vista... No, qua la vista è scarsissima, ce n'è poca, anzi richiudiamo. Andiamo, va. Comunque per una notte se ne frega, che ce ne fotte? Stasera farà da cicerone Pino perché io non sto benissimo e vi illustra lui cosa mangiamo. Hola, hola chicas e chicos. Nosotros siamo qua a Santander. Vamos con la paella e marijones. È la prima comida. Comunque, per chi viene a Santander dovete venire qua al Maki a mangiare perché si mangia non di bene, di più. Abbiamo mangiato un dolce qua di cioccolato che era qualcosa di fenomenale. Non l'avete neanche visto, è sparito. Non sono neanche acceso ad accendere la telecamera che era già finita. Non abbiamo fatto neanche a tempo. Ora proviamo a fare qualche metro, se la cariatide che sono io riesce a camminare un po' per digerire. Hello chico, che sarebbe? Ciao figlio in spagnolo. Ci siamo svegliati stamattina, grazie a Pino sono riuscito a dormire un pochettino di più, non ce la facevo più, ero scoppiatissimo. E adesso stiamo girando per... Quartiere dei pescatori di Santander. E poi andremo a prendere un pullman che ci porterà a Bilbao e proseguiamo. Dove a Bilbao vedremo uno degli edifici più importanti e più belli del mondo, il Guggenheim. Arrivati a Bilbao e stiamo cercando l'albergo. Anzi, prima cerchiamo da mangiare, poi l'albergo. E come si chiamano? Pinchos, le tartine. Guarda. Sotto l'acqua, sta piovendo, pensate che sta piovendo, come siamo furbi. Si chiama sto bar? Bernarda. Neanche parlo apposta. Le acciughe, buonissimo. C'è Pino che non parla più. Guardate l'albergo, andiamo lì dentro. 4 stelle. Mica cazzi, Quella lì è 5. Quella lì è 5. Minchia che buona! Vedi che bello che sta albergo! Figata, bravo Pino! Aspetta che facciamo. Ha prenotato lui! Non poteva aspettarmi un'altra cosa, dire il vero da lui, però. Bello, Ora vediamo come è dentro. Rispetto a quello di prima che facevo però schifo, quello di prima, abbiamo speso tanti soldi come qua, vedi? E faceva schifo. Vabbè, comunque. Adesso entriamo e vi faccio vedere com'è Bilbao, anche perché io con la temperatura che si è abbassata sto molto meglio, riesco anche a ragionare di più, perché il caldo purtroppo come sapete a me mi ammazza. Però vabbè, c'è anche la pompa di benzina sotto qua. Non è la pompa di benzina, è elettrica, guardate come sono in Spagna, punto di elettricità, mica come a noi, hai capito? Hai capito qua? Qua con la macchina elettrica ci puoi venire davvero. Ecco, adesso entriamo. Vabbè, a dire il vero da te non mi potevo aspettare altro. The King. The King Bijou in Genoa. Non poteva aspettarsi d'altro. Però aspetta che spiego prima che mi pestano. Entro di qua. Siamo usciti dall'albergo e in giro per Bilbao andiamo a vedere questo Guggenheim. Tanto se troviamo la strada e poi cerchiamo anche qualcosa per mangiare e vi faccio un po' vedere Bilbao intanto. Questa qua è la zona del nostro albergo, si è quello lì, l'abbiamo fatto vedere prima. E adesso niente, Pino, ci siamo? E lui è impegnato con Google Maps, perché uno fa cinema e l'altro cerca la strada, se no ci perdiamo. Prosegue la passeggiata verso Bilbao.
nel centro di Bilbao, qua siamo nel centro, diciamo, commerciale. Forse un mercato. Cosa c'è lì? Forse il mercato, no? Ah, lì forse è il mercato, ma andiamo, domani ci andremo a vedere. E adesso torniamo indietro perché stiamo andando a mangiare. E qua queste belle donzelle che ballano. Non so, ecco, adesso, ma qua è della gnocca, come vedete. Un po' dura, c'è la testa dura. Un po' larghe, ecco la testa dura. Però questa qua è una passeggiata in Bilbao. Facciamo un po' vedere la vita qua. Che non c'è tanta vita, perché in questo periodo qua già siamo fortunati noi a viaggiare, quindi direi che vita proprio non ce n'è tantissima per essere in Spagna. Però dai, non ci lamentiamo. A me piace questo giretto, parecchio. Allora, bacalao, uno col bacalao, uno questo con jamon iberico, per favore. E specialità rosotto. Ah, questo, una pesceria, sì. Ah, ecco, questo sono. Per me, come queste? Per me uno questo. Questa è la cipolla. Ecco, è questa. Ottimo. Ok. Ci mettiamo. Fuori. Fuori comunque non c'è. Qua. El macho, come si diria. Il macho che tiene il gesto. E cosa vuoi bere? Una birra. Una cerveza media. Una cerveza? Sì? Sì, más grande. Questa. No, un po' più grande, sì. Più grande, una, no? Una cagna. No, più grande. No, una, un cagnon. Sì. Veramente è finto un blanco. Hai un blanco particolare di stagione? Questa qua lì? Gli altri ce li sta scaldando, eh? Ah, guarda, questo qua che l'ho preso io, lo posso mangiarlo? Sì. Venga anch'io fuori. Ah, è diverso. Un altro giro di questa roba qua, ragazzi. Pinchos. Che poi sono i nostri Pinchos. Pinchos, che poi sono i nostri aperitivi, non si sono inventati niente, eh. Però ragazzi, non sono buoni di più. Ma quando mangi proprio ammazzarti, silenzio totale. Diciamo quella di salmone, quella di salmone. Questa? Non l'ho mangiata. Faccio un bambino sempre. Quando si mangia? Ragazzi, queste qua col pesce sono una cosa, mamma mia. Oh, guarda, quello della casa e il bacalao con vino. Ok. Ma come dice il mio amico Marco, e che ce ne fotte. Quelli lì adesso buonissimo. E per smorzare la serata, visto che piove, guardate che c'è in Spagna, a trovare questa temperatura. Oh, venì qua solamente noi. No, ma quello non si bagna. Come non si bagna? La macchina fotografica si sì. Venì, tutto bagniamo dentro, vai, si bagna. Vedi? Me la prendi? Eh? La chugon? Come è buonissimo? Come la chugon? Un po' dipende, molto ben presentato. Ti piace con l'amore? Piove, ma che ce ne fotte? Dico, è il mio padre a 3 prime, io non sento
metri e medio di che? Dopo aver cenato ci siamo rinfrescati e tutto, adesso stiamo cercando un taxi per andare nel centro di Bilbao, perché sono 3-4 km e io non ce la faccio andare a piedi. Poi di sera per Bilbao, chi cazzo la conosce, ci perdiamo come due fessi. Va bene, vediamo se questo signor tassista ci porta, ma penso di sì. Il tassista non ci sono seduti lì che fanno servizio, dobbiamo fare come i signori, ce lo dobbiamo far chiamare dall'albergo. Bisogna vedere se poi si fermano così anche. Quindi facciamocelo chiamare da lo chauffeur lì. Ma che altro lavoro sto qua? Da stamattina che lavoro? Poveraccio. Porca. È vero. Quante ore fa? Voglio... Sta buscando metà. Ah, ok. 730. 730 è il numero del coche? 730. Ok. Grazie. Grazie. Fare come i signori, non volevamo, non abbiamo voluto fare, però è così. La cattedrale. La cattedrale? Dai, sei fiducioso, sei fiducioso, tra 10 minuti smette, dai. È verde. Verde. Io devo dire la verità, non c'ho neanche pensato. Domani è portatelo sicuro, cavalletto. No, però aspetta, se vediamo se ne vale la pena. Quando? Fare qua. Sì, perché c'è il mercato, vedi? No, mi porto la cosa domani. E questa macchina qua. Sì, no, qua. Ma ci sta? No, qua. No, bisognerebbe venirci nell'ora blu però. Al tramonto. Se no una foto insulsa. Bene, allora, qui siamo al mercato, un mercato di Bilbao, il vecchio mercato che poi è stato ristrutturato. Qui abbiamo, come potete vedere, il ponte. Qui siamo nella città vecchia, la parte vecchia. Francesco è alle prese con giochi di luce e suoni e ombre. Impegnatissimo. Perché bisogna farla, no, bisogna farla non mossa soprattutto e dritta. Dritta si può correggere, mossa è un casino. Quindi ne facciamo un'altra che non si sa mai. Spegni qua la gegola. Guarda un po'. Non è mossa. Spegni la gegola. Spegnilo. Ah, ok. Eh no, visto che è acceso, un po' registrato. Dos cañas. Prima avevo avuto il cagnetun. Cagnun. Adesso è una piccola cagna. Ragazzo, però ti ho dato là a Far Street, adesso non finisci più di farlo. Esatto. È divertente. Ci vuole sempre una persona che stimoli. Hai visto? Ce ne ho parte due o tre alla mia stessa malattia. Quello problema. Mamma mia, che forte che sono sti ombrelli, ste cose per mettere la roba stessa. Guardate qua. Se le faccio tutte dritte poi. Eh? Se le foto le faccio tutte dritte, tu cosa fai?
Vedi, ce n'è tanto da lavorare. Benito, se le riesci a far dritte da subito è sempre meglio. Qua c'è da fare il filmino, c'è da registrare e da guardare cose per due giorni. Allora, l'hotel Silken. Ora la serata di street photography è finita perché si sono scaricati sia le pile della macchina fotografica di Pino e sia le nostre, soprattutto le mie. Quindi prendiamo il taxi e andiamo in albergo. Vi salutiamo e ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao e grazie.